Cari amici del blog di Beppe Grillo, buongiorno. Vi spiegherò rapidamente per quali ragioni oggi dobbiamo opporci incondizionatamente alla riforma costituzionale. Non soltanto perché a chiedercela è Matteo Renzi con un governo del tutto illegittimo e senza alcun mandato democratico, non solo perché a chiedercela è quell'Unione Europea che sempre più rivela il suo vero volto di unione dei capitali europei contro i popoli e contro i lavoratori europei. Vi è un altro motivo su cui è bene soffermare rapidamente l'attenzione. Si scopre, a guardare le cose non superficialmente, che tra i grandi sostenitori della riforma costituzionale vi è anche JP Morgan, società finanziaria con sede a New York, leader nei servizi finanziari globali. Il 28 maggio 2013 Morgan compose un documento di 16 pagine, significativamente intitolato in questa maniera: Aggiustamenti nell'area euro. Titolo significativo e curioso. Merita di essere letto. A pagina 12 e 13 si parla espressamente della Costituzione dei paesi europei e così troviamo scritto, cito: Quando la crisi è iniziata era diffusa l'idea che questi limiti intrinseci avessero natura prettamente economica, ma col tempo è divenuto chiaro che esistono anche limiti di natura politica. I sistemi politici dei paesi del Sud, e in particolare le loro costituzioni adottate in seguito alla caduta del fascismo, presentano una serie di caratteristiche che appaiono inadatte a favorire la maggiore integrazione dell'area europea. Fine citazione. E così prosegue il documento di Morgan. I problemi economici dell'Europa sono dovuti al fatto che i sistemi politici della periferia meridionale sono stati instaurati in seguito alla caduta di dittature e sono rimasti segnati da quell'esperienza. Le costituzioni mostrano una forte influenza delle idee socialiste e in ciò riflettono la grande forza politica raggiunta dai partiti di sinistra dopo la sconfitta del fascismo. E così, seguita al documento, i sistemi politici e costituzionali del Sud presentano le seguenti caratteristiche: esecutivi deboli nei confronti dei parlamenti, governi centrali deboli nei confronti delle regioni, tutele costituzionali dei diritti dei lavoratori, tecniche di costruzione del consenso fondate sul clientelismo, il diritto di protestare se i cambiamenti sono sgraditi. La crisi ha illustrato a quali conseguenze portino queste caratteristiche. I paesi della periferia hanno ottenuto successi solo parziali nel seguire percorsi di riforme economiche e fiscali e abbiamo visto esecutivi limitati nella loro azione dalle costituzioni, Portogallo, dalle autorità locali, Spagna, e dalla crescita di partiti populisti, Italia e Grecia. Fine citazione. Ove tra questi partiti populisti è dato supporre che venga considerato anche il Movimento 5 Stelle che oggi si sta battendo contro la riforma costituzionale e contro l'austerità firmata Unione Europea. I passi che ho letto si commentano da sé, ma vale comunque la pena spendere rapidamente qualche parola. È evidente che le carte costituzionali, e non solo quella italiana, sono oggi un impaccio per il sistema finanziario globale, che infatti mira alla governabilità, una delle parole preferite anche da Matteo Renzi. Non mira certo alla democrazia, alla garanzia dei diritti sociali, alla governabilità, cioè alla riduzione dei governi a pura tecnica esecutiva di diktat che provengono dall'alto e che non sono certo emanazione di volontà democratiche sovrane dei paesi. Le costituzioni, ci suggerisce Morgan nel documento che prima ho letto, nascono dalla fine dei fascismi. E quindi nascono con una volontà democratica, sociale, di difesa dei diritti e della persona umana. Come si dice nel testo di Morgan, tutelano in forma costituzionale i diritti dei lavoratori, evitano riforme economiche, dice Morgan, leggi cioè tagli, spending review, involuzioni neoliberiste, riduzione della spesa pubblica, attacco al mondo dei diritti e del lavoro. Addirittura le costituzioni garantiscono una cosa orribile, obsoleta, e direbbe una persona di nostra conoscenza, da rottamare, che sono i diritti degli esseri umani. In particolare si legge nel testo di Morgan, cito ancora, il diritto di protestare se i cambiamenti sono sgraditi. Ebbene, le costituzioni garantiscono tutto questo storicamente. Diritto di protesta, diritti dei lavoratori, tenuta del sistema democratico e parlamentare. Insomma, per questo non piacciono al grande sistema finanziario, il quale si sta mobilitando, complici servi pronti ad assecondarlo, a distruggere i residui costituzionali e quindi a riformare, cioè a distruggere anche la nostra costituzionale, la nostra Costituzione. Questa riforma è voluta, diciamolo ancora una volta, dal capitale finanziario ed è l'ennesimo attentato al mondo del lavoro e dei diritti, della democrazia e al sistema parlamentare. Per questo il Movimento 5 Stelle fa bene a opporsi fermamente a questa riforma.